Ciao di crap, pompi fan e benvenuti in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Le autorità stanno affrontando un'enorme sfida mentre cercano di ripulire i sistemi informatici delle organizzazioni governative, dopo aver trovato milioni di collegamenti a siti web di giochi d'azzardo online. Il problema è peggiore negli ospedali pubblici, la maggior parte dei quali esternalizza l'hosting e la manutenzione dei siti web. Tuttavia, la manutenzione incoerente dei siti web del servizio pubblico rende molte organizzazioni vulnerabili agli attacchi informatici e ad altre minacce informatiche. Circa 8 milioni di script collegati al gioco d'azzardo online sono stati ritrovati nelle pagine web dell'organizzazione sotto il Ministero della Salute Pubblica. Secondo il dottor Anant Kanokstip, direttore della tecnologia dell'informazione e delle comunicazioni nell'ufficio del segretario permanente del ministero, molti sviluppatori di siti web si sono ritirati e sono stati trasferiti, e quindi i siti web sono rimasti incustoditi e non aggiornati, mentre gli hacker sono in grado, ha affermato giovedì. Quindi praticamente ci sono trovato questi milioni di link a siti di casino online nei vari computer degli enti pubblici, soprattutto con riguardo ai computer degli ospedali. Circa 30 milioni di URL di siti web di gioco d'azzardo sono stati scoperti in circa 1000 siti web del settore pubblico, ha affermato Amr Cioncioni, scusa la pronuncia, segretario generale della National Cyber Security Agency. La maggior parte apparteneva al Ministero della Sanità Pubblica. Seguiti da quelli del Ministero del Commercio. Il Ministero della Salute era l'obiettivo principale perché aveva molti ospedali a cui la Commissione per lo sviluppo del settore pubblico richiedeva di avere i propri siti web. La maggior parte degli ospedali, soprattutto quelli piccoli, non sviluppa i propri siti web né dispone di propri server il signor Amor. Dipendono dal web hosting. E questo è il loro punto debole perché non possono adoperare la loro sicurezza. Mannaggia, c'è freddo, ragazzi. Sono anche le 2:30 di mattina. Quindi sicurezza. Sono
soluzione a lungo termine, ha affermato, sarebbe autorizzare l'Agenzia per lo sviluppo del governo digitale, il cui acronimo è DGA, a gestire i siti web nel settore governativo. La DGA è pronta a mettere a fare dei siti web per le organizzazioni governative. Per essere usati e può organizzare e monitorare la loro sicurezza, ha aggiunto. Quindi, insomma, tutto il mondo è paese. Gli impiegati pubblici in Thailandia passano il tempo a giocare davanti al computer, a giocare d'azzardo online. Bene, per questo video è tutto, con un crap, mi seguite all'epoca, ma nel prossimo video. Ciao ragazzi, buona giornata.